Siamo di fronte a un abisso o abbiamo raggiunto l'apice delle nostre possibilità? Con questa domanda si apre il rapporto sul progresso sociale presentato alla Sapienza di Roma, frutto del lavoro di oltre 260 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Come dice Jeffrey Sachs, questo è veramente il mondo in cui ci sono le maggiori possibilità per sconfiggere completamente la povertà. Però questo cammino progressivo ha subito una forte battuta d'arresto che viene chiamata l'inversione ad U, cioè il periodo che va dal dopoguerra agli anni Ottanta è stato un periodo di forte riduzione della disuguaglianza a livello nazionale. Il secondo elemento di preoccupazione è quella che Branko Milano chiama una forma di plutocrazia o di oligarchia, quindi vediamo l'1% o l'1 per mille più ricco della popolazione globale che si impossessa di una quota spropositata di questa ricchezza. Quello che vediamo in particolare nei paesi occidentali che appunto i cosiddetti perdenti della globalizzazione o perdenti della tecnologia sono proprio concentrati nelle fasce di popolazioni medio-basse, nei lavoratori poco qualificati dei paesi europei, e quindi questo crea chiaramente anche il risentimento che poi è terreno fertile per i partiti populisti. A questo momento l'eredità è uno dei principali motivi della tendenza alla disuguaglianza nel mondo. Una politica di reddito di base universale e incondizionata può funzionare in tutti i paesi, ma deve adattarsi ai diversi paesi.